Ringrazio i coorganizzatori della serata, Ivone Bagnani, presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Modena, Alessandra Ferrini, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Modena, e Fabio Ferrini, presidente dell'Ions Club Bondeno del Reggio. Ringrazio per averci onorato della propria presenza Roberta Pinelli, assessore alle politiche sociali del Comune di Modena, che era qui con noi, non si è potuta trattenere causa impegni istituzionali pregressi. Andrea Bosi, assessore alle politiche per la legalità del Comune di Modena. Roberto Mariani, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, interverrà a breve. Vittorio Colomba, consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, e Giorgio Bonini, direttore dell'Associazione Porta Aperta. Ringrazio altresì l'autore e il nostro relatore, il professor Ennio Amodio, per la gentilezza e la disponibilità dimostrataci nell'essere voluto essere qui con noi questa sera, nonostante i tanti impegni professionali e familiari. E consentitemi di ringraziare anche in questa occasione i componenti del Consiglio Direttivo della Camera Penale. Questa location è una location, come avete visto, massimamente strutturata. Non si è trattato di addomesticarla, come tra virgolette si è trattato di fare l'anno scorso, però certamente anche quest'anno hanno lavorato a pancia bassa per rendere possibile quella che speriamo sia la magia di questa serata. Ringrazio i componenti del gruppo musicale Band Radio Italy che avvieteranno questa nostra serata nella sua seconda parte e invito Ivone Bagnani a prendere la parola per un breve indirizzo di saluto. Abbiamo già avviato 2 anni fa, che è quella di cicli di attività AFA,
che sta per attività fisica adattata. È stato un progetto elaborato insieme al direttore della medicina dello sport, che era il dottor Trippi, adesso il dottor Savino, Trippi è diventato un consigliere comunale di Regeni, che hanno collaborato con noi per far partire questo ciclo di attività fisica adattata. Con riferimento a che cosa? L'APA è un insieme di discipline che riguardano attività fisica, riguardano attività sportiva, riguardano attività motoria adatta per persone disabili, persone che per il loro deficit di mobilità non riescono ad affrontare né la complessità e neanche la sicurezza di un'attività fisica ordinaria, quindi un'attività fisica appunto ordinaria come per le persone non ordinarie. Noi abbiamo iniziato 2 anni fa e con un numero modesto di persone si è incrementato. Il finanziamento di questo tipo di attività ci consentirà di incrementare sia l'attività, mantenere l'attività per le persone che lo stavano già facendo, sia di ulteriormente potenziarlo per persone che chiedessero questa attività. Non è la riabilitazione, non è un'attività sanitaria, quindi non può essere erogata dal sistema del Servizio Sanitario Nazionale, interveniamo noi con un'attività che sostanzialmente è di benessere, però ha dato già fino ad ora dei buonissimi risultati. Quindi rispetto a questa volontà che crea benessere per le persone con SM, qualunque sia il ricavato di questa serata, questo sarà destinato a potenziare questo servizio che noi eroghiamo alle persone con SM. Quindi non posso fare altro che ringraziarvi e augurarvi una buona serata. Grazie Ivonne. Analogo invito rivolgo all'assessore Andrea Fossi che porterà un indirizzo di saluto anche in nome per conto del sindaco di Modena Giancarlo Mazzarelli. Grazie Presidente, buonasera a tutti, un brevissimo saluto, ci tenevo anche il sindaco a essere qui con noi questa sera, non ha potuto per i precedenti impegni, ma come spesso accade ha chiesto a me di poter portare un saluto in sua vece. Stavo pensando che ormai il protagonismo della Camera Penale nella costruzione di eventi su sedentarietà occidentale è davvero qualcosa di importante, non solo perché si è concluso da poco il Festival della Giustizia Penale, ero con voi anche poche settimane fa nel convegno ricordo dell'Avvocato Rossi, ero con voi sempre meno di un mese fa in uno dei tanti percorsi formativi nei progetti delle scuole, quindi in qualche modo una vera sussidiarietà orizzontale che il Comune non può far altro che accogliere davvero con grandissima soddisfazione. In più mi vanto di avere ancora forte amicizia con il Presidente Guido, quindi per me è davvero una gioia essere qui. Non voglio sottolineare altro se non che un progetto come questo, una serata come questa, il periscopio della raccolta fondi di situazioni importanti come l'ASI, è qualcosa di assolutamente meritorio. Per questo vi ringrazio, vi porto i saluti non soltanto del nostro sindaco ma anche dell'assessora welfare Roberta Pinelli che ha purtroppo dovuto scappare pochi secondi fa. Grazie mille. Vittorio Colomba che interverrà in nome per conto del Presidente del Consiglio degli Avvocati Roberto Maria. Sì. La parte dei saluti rischia di essere stucchevolmente ripetitiva, però consentitemi davvero di portare i saluti da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena e oltre ai saluti un ringraziamento alla Camera Penale che ormai, come ampiamente noto, si sta abituando a eventi per malati figli, perché non è nuova l'organizzazione di eventi che come questo travalicano i limiti geografici di Modena e hanno uno spessore sicuramente più ampio, vuoi per il profilo dei relatori, stasera abbiamo il piacere di avere il professor Modiolo,
vuoi per i temi trattati, vuoi per la perfezione dell'organizzazione che obiettivamente le va riconosciuto. Glielo riconosco io a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, oltre a porgere un saluto e un augurio di buona serata a tutti i presenti. Abbiamo ringraziato l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Porta Aperta, al Comune di Modena. Dobbiamo però ringraziare anche Banca Mediolanum, stasera qui rappresentata da Mauro Goldoni. Grazie Mauro. Ci è stato vicino, ci ha consentito fattivamente di dare vita a questa serata e per questo la ringraziamo. Io inviterei il professor Amodio a raggiungermi qui sul palco. Presentare il Amodio diventa complicato. Molto tempo per dire tutte le cose che io dico è. Credo che il mio maestro che è qui presente stasera con noi in sala, Giulio Garuti, converrebbe con me sul fatto che la migliore presentazione di Agnio Dio sia padre della procedura penale, ma questo di tutti noi, perché non credo che ci sia altro modo di presentare Agnio Dio. Agnio Dio mi ha detto, so che voi emiliani siete sempre gentili e signorili, quindi non mi aspetto nessun tipo di domanda cattiva, non avrà domande cattive, avrà forse qualche provocazione nella misura in cui i tempi che corrono sono lunghi, quindi probabilmente bisogna oggettivamente riflettere con attenzione come io fa nel libro che presentiamo questa sera, Furor di popolo, la giustizia vendicativa giallo-verde, su quello che sta succedendo dal punto di vista politico, quindi anche dal punto di vista giudiziario, in questo nostro paese. Allora, professore, il primo dato che mi ha colpito è stato questo. Nell'illustrare il programma in materia di giustizia del governo giallo-verde, lei nel suo libro ha parlato espressamente di giustizia degli stati moderni. Ho letto le sue interviste sui quotidiani e ho preso atto del fatto che lei parla di una giustizia che sarebbe figlia della paura della criminalità. È così, professore? Certo. Certamente. E l'idea che sta al fondo di questo libro è quella di cercare di dare una fisionomia precisa alla nuova giustizia penale che è inaugurata dal governo Tamburello. In realtà, facevo giustamente prima, che ciò che caratterizza la svolta impressa dalla Lega delle 5 Stelle in materia di giustizia penale è il trasferimento dei meccanismi della giustizia dalla sede dei magistrati e quindi dall'area togata a quella area diversa che è rappresentata dal popolo e quindi dagli stati emotivi. Cosa vuol dire? Essenzialmente questo, con riguardo ad uno degli istituti più conosciuti che costituisce sostanzialmente un'icona del populismo penale, vale a dire la legittima difesa. In sostanza si vuole caratterizzare la nuova legittima difesa domiciliare come qualche cosa che sorge direttamente dalle risposte che i cittadini danno in situazioni precarie, in modo che nasce una certa area all'interno del domicilio che è una sorta di noe prison, per citare e per fare un riferimento diciamo, di ordine anche basso. In sostanza è come se si dicesse, ed è questo inferno su cui ha lavorato sempre Salvini, all'interno del domicilio qualsiasi attacco che sia diretto contro la persona che vi abita giustifica una reazione che non è una reazione
catalogabile e sindacabile sulla base di norme e di interventi fatti col bilancino da parte dei giudici. È qualcosa di reattivo che in ogni caso è legittimo, di qui lo slogan sempre legittima, perché in casa mia io posso fare quello che voglio, laddove messa in pericolo la mia vita, la mia incolumità, per una ragione fondamentale, che questa libertà, questa sorta di giustizia privata sono la conseguenza della incapacità dello Stato di difendere il cittadino. Quindi nel box che viene fuori da Salvini e da coloro che stanno accanto a lui c'è un'accentuazione molto forte della contrapposizione che costituisce il cardine del populismo fra noi e loro. In questo caso noi sono i cittadini laboriosi, artigiani, commercianti, professionisti che vivono nella serenità della loro casa. Loro sono gli esperienti di una delinquenza che va caratterizzata in chiave di nemico del popolo che attenta alla serenità e alla pace di un domicilio. E quindi che cosa accade? Il cittadino viene gratificato di una sovranità punitiva, dico io con un'espressione magari un po' troppo corta, ma vuol dire semplicemente questo, che io sulla soglia della mia casa, sulla soglia della mia bottega posso sparare perché sto difendendo il mio domicilio e non mi interessa niente che si possa intervenire col bilancino per dire hai fatto bene, hai fatto male, come è accaduto nel caso di quel tabaccaio del Canavese, perché la casa è mia, la risposta che io do è una risposta a tutto tondo, libera, e nessuno deve interferire in questo ambito. Ecco perché al di là della sua articolazione in concreto, questa questione della legittima difesa, che poi non ha neanche, come noi penalisti sappiamo bene, una vasta ricorrenza nella esperienza giudiziale, è diventata questa un'icona del popolo che soffre. Fa ventolare Salvini una bandiera nella quale sostanzialmente c'è questa idea di fondo che la libertà di reagire senza limiti nella propria casa è un modo di far capire che lo Stato non fa il suo dovere, non mi difende, non interviene con i carabinieri, con i poliziotti per tutelare i miei beni, e allora io che sono un cittadino coraggioso e esponente di quelle avanguardie che servono a far capire la delinquenza che non c'è troppo da scherzare ad andare nelle case, perché ci sono i cittadini timidi ma ci sono i cittadini che reagiscono e quindi bracciano il fucile e sparano e quindi reagiscono in maniera tale da dimostrare che c'è una classe, un popolo di duri e puri che sa mandare alla delinquenza questo messaggio, il messaggio che bisogna stare attenti ad andare nelle case dei cittadini perché si può rischiare come una pallottola. Grazie. Senta professore, chiacchierando prima formalmente, lei mi diceva è un libro, questo mio ultimo libro, più politico di altri miei libri. A me ha colpito personalmente il titolo del terzo capitolo, che io trovo elegantissimo e massimamente fantastico. Lei parla di furbe e relative. Dedica questo capitolo alla dicotomia che anch'io trovo anche concettualmente incomprensibile tra il diritto penale minimo che sembrerebbe ispirare la tabella della legittima difesa, di cui ha appena parlato, e il diritto penale massimo che per commercio sembrerebbe ispirare la novella in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, la cosiddetta legge Spagna. Io le chiedo che ratio ha equiparare mafia e corruzione? Diciamo che certamente
è una forzatura, ma serve a far capire che c'è un'area della delinquenza rispetto alla quale non bisogna star lì a guardare per il sottile, e quindi se c'è un fatto di corruzione bisogna reagire in un modo che è ancorato a quello che appunto chiamano in tutto il furore punitivo. Cosa vuol dire il furore punitivo? Vuol dire che in realtà non si sta lì a guardare col bilancino, con criteri di razionalità, con criteri di proporzionalità, con criteri che sono dettati, come diceva Cesare Beccaria, dalla dignità dell'uomo. Si manda tutto a scatafascio, questo corredo diciamo di ideologia e di forza propulsiva, per dire semplicemente, ecco il furore punitivo, mettiamo delle pene fisse, nel senso che chi ha commesso uno di questi reati non potrà mai più esercitare i poteri di pubblico ufficiale, oppure un imprenditore che è in corso in uno di questi reati non potrà mai fare ulteriori contratti con la pubblica amministrazione per tutta la vita. È un po' quello che certe volte vi ho fatto di dire sempre nei colloqui che fanno le persone nei bar, nei circoli di lettura e conversazione e negli ambienti anche più raffinati, è la risposta emotiva delle persone che vedono la criminalità come un grosso pericolo e ne hanno una grande paura. Allora che cosa accade? Si dice questo, come ripete certe volte anche Salvini, questa persona deve marcire in carcere, ha detto così per la persona con Cesare Battisti che è stato estradato dal Brasile. Cioè ci sono delle risposte, torno a dire, fortemente emotive, che non sono più mediate come noi abbiamo imparato in secoli della nostra cultura, e non sono più filtrate dalla razionalità, ma vengono prelevate, diciamo, dall'intimo della persona che così reagisce e portate su un livello che è quello che condensa e dà attuazione a delle leggi. Ecco perché ci troviamo di fronte a qualcosa che distrugge tutto il nostro patrimonio culturale, cioè noi siamo stati educati agli insegnamenti della nostra Costituzione, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e sappiamo bene che è un errore esasperare la sanzione, pensare che le sanzioni più forti, quelle che addirittura nella nostra Costituzione sono definite come trattamenti inumani e degradanti, come deriva del Medioevo, servono a dare una risposta efficace alla criminalità, perché più si impoverisce e più si sollecita una risposta crudele da parte della criminalità, e quindi è giusta la severità che si ha nei confronti, come chiamavi tu nel racconto, nei confronti della mafia, del terrorismo, di questi fenomeni che incidono così gravemente sui pilastri del nostro vivere civile. Ma se tornassimo al Medioevo, per cui chi osava avvicinarsi al re e magari passargli la mano intorno al collo, intorno al braccio, poteva, come accadde in una vicenda di Luigi XIV, essere condannato ad essere squartato in piazza, nel senso che quattro cavalli si erano legati ai spiegati inferiori e superiori, si muovevano in senso opposto fino a distruggere questa persona e a far apparire anche lo splendore dei supplizi di cui parla Foucault. È uno splendore legato al fatto che la pena crudele, il trattamento umano degradante, viene offerto al pubblico, viene offerto allo spettacolo della popolazione. Ecco, ritornare a questo significa operare una regressione di secoli, tornare ad una barbarie, e a una barbarie che non serve a fronteggiare la criminalità, a distruggere la criminalità, a frenarne l'impeto, il
creare una soluzione e una condizione della vendetta, ecco perché il mio volume è intitolato Giustizia, con il sottotitolo Giustizia Vendicativa Giallo Verde, perché quando si arriva a questo colore positivo, l'estremismo sanzionatorio, a dire in carcere per tutti, a schierarsi contro le decolonizzazioni, a prevedere che la prescrizione non debba più operare, debba superare le margini, si crea un elefante mostruoso che va avanti apparentemente a distruggere e in parte distruggere, ma poi provoca, come è stato visto per la vendetta in tutti i paesi, in tutte le civiltà anche primitive, provoca delle risposte che sempre più in un ventaglio, in una spirale, portano ad una contrapposizione molto forte e quindi rinnegano la pace per creare un clima di guerra. Sì, professore, vado oltre nel ragionamento. Perché tutto quello che lei ci ha detto richiama la mente un'altra sua elegantissima espressione. Lei nel suo libro parla di pulizia repressiva. La pulizia repressiva è quello che ha condotto su questo stesso onore delle Camere Italiane, con una battaglia importante alla cancellazione dell'istituto della prescrizione dell'ordinamento giuridico italiano. In questo stesso terzo capitolo, peraltro, lei si concentra anche sul carcere, è un altro argomento attualissimo, delle Camere Italiane ha appena concluso l'ennesima sanzione nazionale può denunciare le gravissime condizioni proprie delle prigioni italiane e più in generale questa moderna visione della pena, come dice lei, sempre più puntiva. Io dico questo, presi a sé stanti sembrano tutti temi distinti, volendo distanti tra loro, legittima difesa da un lato, cosiddetta legge spazza corrotti dall'altro lato, riforma della prescrizione dall'altro lato ancora, forse potremmo aggiungere in questa logica la riforma del giudizio italiano. Però è meglio guardare il quadro d'insieme, quello che si staglia sullo sfondo a modo di preunione, ne parlava lei poc'anzi, è proprio questo populismo giudiziario, sempre più violento e sempre più imperante, che effettivamente sembrerebbe sdoganare quella che Nicola Mazzacuba a Milano recentemente ha definito ubriacatura pubblica. Allora io vorrei capire questo, visto che populismo significa demagogia, lo chiedo a Ennio Morio, importante protagonista di Mani Pulite, lei è stato anche un importante protagonista di Mani Pulite, ci sono affreschi struggenti di quel periodo nel suo bellissimo libro dal titolo Libri in Atomica. Se io dicessi, professore, che questo populismo giudiziario, questa demagogia, è anche in primis il frutto dell'avere questo paese ormai 30 anni fa deciso di fare a meno della politica, nonché dell'avere questo paese deciso di dichiarare guerra alle elite intellettuali e elite dei giuristi compresi. Direi una cosa corretta, secondo lei, o ci sono altri fattori che vanno a comporre questo dilaniante populismo giudiziario? Sì, certamente c'è un fondo comune, però io penserei di fare questa sottolineatura. Ai tempi di Mani Pulite c'era stata una presa di posizione comune del paese all'interno del paese circa il ruolo salvifico che avevano i magistrati. I magistrati, ricordo accanto al Palazzo di Giustizia di Milano, c'era la scritta sui muri di Pietro Paschi Sognare, Colombo, sei tu il nostro destino futuro. C'era una sorta di partecipazione e di delega della società civile all'operato dei magistrati. Mi pare invece di capire, forse come è giusto, che oggi, anche a vedere i programmi del governo, della Lega dei 5 Stelle, quello che è stato realizzato, c'è una situazione diversa, perché adesso non si concepisce più la delega, non si dice magistrato tu, magari un po' deviando dai limiti del codice penale, del codice di procedura penale, fai giustizia con il mento, con la spada,
mette in galera una classe imprenditoriale, cioè perché siamo fatti di tutti i colori, noi vi sosteniamo in questo. Oggi invece il rapporto è diverso, c'è una diffidenza, come dicevo anche prima, fra il popolo e quindi chi costruisce la politica in materia penale e i magistrati, che sono un'elite che viene disconosciuta, nel senso che i magistrati sono troppo buoni. C'è una formula che è contenuta nel programma della Lega che dice questo, se replicando una massima di tutto il mondo: essere buoni è facile, è più difficile essere giusti. E che cosa vuol dire sostanzialmente? È un'accusa contro il buonismo dei magistrati, perché i magistrati in definitiva non assecondano sempre quell'attesa di un furore punitivo, di un meccanismo sanzionatorio estremista che la vittima vorrebbe. Lo sappiamo tutti nei processi penali, quante volte ci è accaduto che le vittime che sono presenti o i familiari della vittima rimangono sempre scontenti. Sono 30 anni? No, 30 anni non bastano, ci vuole l'ergastolo, bisogna salire sempre di un gradino di più. Ma perché è naturale? Noi non ci assumiamo questo, capiamo. Io ricordo in un processo di mafia dove ero parte civile della Chiesa, i figli della Chiesa dicevano: ma questi hanno ucciso mio padre, e da come lo dicevano sembrava che loro volessero promuovere un tipo di attacco che arrivava anche a colpire fisicamente queste persone. Ma è naturale che ci sia questo sdegno, però questa non è più giustizia nel momento in cui viene ad essere interpretata in questo senso dai magistrati, perché la nostra esperienza, la nostra cultura dice che se così si procedesse e se dovesse far giustizia sulla base dei sentimenti esagerati, esasperati delle vittime, basterebbe prendere una persona che è indicata, come si faceva ai tempi della peste a Milano, no? Indicata da tutti come il sospetto o comunque il maggiore indiziato, per portarlo all'imputazione e per portarlo al linciaggio. Allora si può capire che c'è questa ansia, questo modo di concepire la giustizia in termini così sanguinari da parte di chi ha sofferto. Però questo modo sanguinario oramai, ce lo dice la cultura che da secoli si è insediata nel mondo occidentale, non può più essere portatrice di un modo di intendere le cose in sede giudiziaria con la giustizia avvocata, in maniera tale da rendere i giudici interpreti con la spada o con l'elmetto di questo desiderio di vendetta. Senta, professore, vado a chiudere con alcune provocazioni ancora. Una la voglio rivolgere a un Dio studioso della storia del processo penale, perché un altro aspetto del suo libro che mi ha colpito è il titolo del quarto capitolo, che è solo apparentemente banale, tra virgolette, in realtà mi avviso molto profondo. Lei dice: verso la giustizia sommaria. Ora, io convivo con lei, viviamo in un'epoca caratterizzata dal cosiddetto pensiero debole, se vogliamo, dal cosiddetto relativismo. Però la provocazione è questa: è mai esistita una giustizia amministrata dagli uomini che non fosse sommaria? O per converso è vero che la sommarietà della giustizia è ontologica, perché noi siamo sommari? Ma questo è molto interessante, è una vera provocazione. Però io distingo l'essere dal dover essere. Adesso non voglio fare una cosa filosofica, siamo alla fine di una giornata. Però un conto è dire
la giustizia deve essere sommaria, e questo è l'insegnamento della Lega dei 5 Stelle, perché non ci interessa il modo in cui si procede in un processo, perché una volta che si è arrestata una persona, questa persona è la colpevole e deve essere mandata a giudizio e gli deve essere inflitta una pena. Quindi diciamo che a livello di costruzione del sistema si dice che il processo non serve per niente, perché il sentimento popolare, il sano sentimento popolare è a dire che se una persona arrestata qualcosa deve aver fatto. Ecco. Diverso è invece parlare, come faccio anch'io nel mio volume, come è stato fatto in passato, della giustizia sommaria come una deviazione in concreto di quello che accade nei processi in tutti i sistemi di questo mondo, perché un conto è quello che sta scritto nelle norme del codice, poi purtroppo c'è una sfasatura tra la disciplina legislativa e quello che accade nei processi. Allora, in questo ambito il nostro impegno come studiosi, come operatori del diritto, come avvocati, e di fare in modo che i processi si facciano bene, rispettando le garanzie, accertando la verità e quindi consegnando al momento dell'esecuzione della pena il vero colpevole. L'opposto è invece quello che ci viene insegnato dal governo Lula, per dire non state a perdere troppo tempo, è un po' anche la dottrina che da Vigo, non perché da Vigo abbia a che vedere con questi, ma da Vigo, grande magistrato, grande cultura, ma ispirato da questa dottrina sostanzialmente, che non c'è da perdere tanto tempo con gli alambicchi del processo per misurare se uno colpevole è innocente, perché in fondo esiste una sorta di presunzione di colpevolezza. Il magistrato del pubblico ministero che ha colpito una persona, di solito, nella maggior parte dei casi, vede bene, e gli avvocati con i loro pettucci cercano soltanto di fare lo sgambetto al pubblico ministero. È questa visuale della giustizia sommaria che io cerco di combattere, così come cerco di combattere quella che è addirittura, diciamo, destinata a creare un ribaltamento del sistema, quando si dice certamente, siccome la procedura penale rallenta i tempi dell'accertamento, fa sì che qualcuno possa scappare o uscire fuori dalle maglie del processo, allora svalutiamola questa procedura penale e diciamo che è molto più semplice muovere dall'equazione imputato vuol dire colpevole, e colpevole vuol dire persona in carcere dietro le sbarre, perché non c'è da osservare quello che dice l'articolo 27 della Costituzione, per cui la pena serve alla rieducazione, e rieducazione ci deve essere, ci insegna il pensiero populista. Tutti quelli che sono colpevoli devono andare in carcere, devono essere segregati, devono essere neutralizzati rispetto alla società come un corpo vile e spurio che deve essere cacciato fuori dal tessuto sociale vivo e virtuoso che è quello di chi appartiene al popolo del cuore. Professore, io vorrei chiudere con lei con un'ultima battuta, che se mi consente l'espressione la ricorderei della sua qualità di vecchio avvocato, nel senso alto del termine. L'anno scorso noi celebrato il ventennale della nostra Camera Penale e lo abbiamo naturalmente dedicato all'avvocato di noi. Ci siamo chiesti quali siano le sfide che attendono gli avvocati di domani e quale contributo gli avvocati di domani possono dare in questa epoca politicamente, culturalmente e sociologicamente lui. Io in questi giorni ho letto una frase del Dalai Lama che non conoscevo, che mi ha colpito molto: una freccia può essere scagliata solo tirandola prima indietro. Quando la vita ti trascina indietro con le difficoltà, significa che ti sta per lanciare in qualcosa di grande. Concentrati e prendi la via.
Le difficoltà oggi sono sicuramente tante e rimangono chiaramente dal suo libro. Secondo lei, nella sua qualità di vecchio avvocato nei termini che diceva prima, possono gli avvocati di domani contribuire con la propria opera e con il proprio esempio a risolvere almeno in parte queste difficoltà? E se sì, cosa dovrebbero fare? Ma io dico certamente sì, lo dico perché sono uno studioso, ma anzitutto sono un avvocato militante da 50 anni e quindi ho visto tante. E è vero il discorso della regressione, che certe volte quando si arretra, per esempio in Mani Pulite, eravamo in pochissimi quelli che cercavano di contrastare il modo di operare dei pubblici ministeri, perché c'erano degli avvocati che noi del nostro gergo milanese chiamavamo gli accompagnatori. Cioè, siccome imprenditori milanesi a un certo punto erano stati sconvolti da questa ventata di giustizia, in parte sommaria, volta, allora molti dei nostri colleghi milanesi agivano in questo modo, dicevano ad un cliente: guardi che lei potrebbe andare a San Vittore, quindi se io però l'accompagno, la porto dal ministero dottor Di Pietro, lei sicuramente non finisce a San Vittore, però deve confessare, deve collaborare. C'era la catena delle collaborazioni, quindi non era l'esercizio di un diritto di difesa, era l'esercizio di un diritto di collaborazione, che veniva anche pagato moltissimo, per cui certi giornalisti dicevano: ci sono avvocati milanesi che si fanno pagare a quel tempo 500 milioni per accompagnare i loro clienti a rendere dichiarazioni concessorie. Questa certamente è una regressione rispetto al modello di avvocato in cui noi crediamo. Quindi la risposta è in questo senso: più noi siamo preparati e siamo convinti che la difesa è ineludibile e la difesa ci deve essere per tutti, più noi siamo convinti e incisivi nel richiedere il rispetto delle norme del codice, delle garanzie processuali, e ripudiamo, respingiamo la giustizia sommaria, più acquisiamo un ruolo che è il ruolo storico dell'avvocato, perché non a caso in tutti i regimi, diciamo di destra totalitari e quelli di sinistra totalitari, chissà perché l'avvocatura sparisce, perché l'avvocato è scomodo, l'avvocato è quello che rivendica il rispetto delle norme fondamentali e quindi può essere cancellato laddove non regredisce, come nel caso di Mani Pulite. Quindi io credo che noi abbiamo ancora molto più da fare, anche se continueremo a lavorare in un ambito che è quello dell'amarezza rispetto alle scelte del legislatore, che se si contrappongono al ruolo della magistratura, ancora più fortemente si contrappongono al ruolo dell'avvocato. Recentemente mi è capitato di avere un'esperienza di questo genere, perché avendo preso posizione in un giornale nei confronti di un esponente di giunta della Lega in un'area vicino a Milano, e avendo detto che il suo intervento nei confronti della persona da me assistita era un intervento sbagliato, mi sono sentito dire in una lettera, in un giornale, in risposta a me: ma l'avvocato a modo io fa l'avvocato, si capisce che essendo avvocato inventa tante storie solo perché deve difendere il suo cliente e quindi non ha alcuna credibilità, perché gli avvocati sono dei manutentori del diritto. E questa è purtroppo un'immagine che qualche volta si ripropone, rispetto alla quale noi dobbiamo assumere la posizione di rigetto, di contrasto, di contestazione sempre. Proseguiamo oltre che il programma della serata.